Videonanna.it, benvenuti sempre, sempre nella nostra grande famiglia che diventa sempre più grande, anzi vi invito a, sinergicamente a collaborare con noi, inviate i vostri filmati, inviate le vostre emozioni, inviate le vostre partecipazioni, ovunque voi siate, con noi, con Martina Mordia, con la co-direttrice Martina Mordia, saremo sempre pronti e puntuali per far vivere le vostre emozioni attraverso i nostri canali. Dottore Cirillo, ben ritrovato. Dei nostri splendidi collaboratori e chirurgo ortopedico all'ospedale di Torre Annunziata, all'ospedale di Castellammare, iper utilizzato, lasciami passare tra virgolette, perché è un professionista di quelli di valore, quindi ecco perché richiestissimo. Roberto, l'abbiamo rubato per l'appunto all'ospedale di Castellammare, se poco fa ha lasciato il lavoro per essere qui nei nostri studi. Roberto, grazie sempre. Grazie a voi. Una splendida collaborazione di cui noi ci vantiamo, naturalmente. Uno degli argomenti più tosti, uno degli argomenti più brutti, lasciamolo passare il termine, ma anche più frequenti ai noi, è la pubalgia. Sì. Molti anche dei miei atleti vanno incontro. Certo, è una patologia classica del calciatore, sì, proprio per il tipo di gesto atletico, sì, però purtroppo riguarda anche noi podisti spesso e purtroppo malvolentieri. Sì, Marco, la pubalgia è una patologia della quale si parla sempre, fra virgolette, per me, con tristezza, sembra strano, perché è una patologia difficile da curare e che molte volte ci mette davvero tanto tempo, dura tanto tempo, una patologia molto molto fastidiosa, naviga sott'acqua, la pubalgia naviga sott'acqua, poi c'è, non c'è, ritorna, va avanti per tanto tempo. Io partirei sempre dalla postura. Sembra che sia fissato con la postura, ma la postura è molto, molte volte alla base di tutto. Una buona postura può, secondo me, un buon lavoro posturale può aiutarci davvero a risolvere tante patologie ortopediche, tante patologie del runner, perché se andiamo a indagare sui soggetti che hanno pubalgia, soprattutto nei podisti, c'è sempre un'alterazione della postura, c'è sempre un bacino che muta in avanti e quindi c'è un range di movimento della coscia rispetto al bacino molto più ristretto, un arco di movimento molto più ristretto e quindi c'è un modo di correre particolare. Facci caso, chi corre, i soggetti che corrono molto curvi in avanti e che hanno un movimento dell'anca molto limitato sono soggetti che poi vanno a sviluppare tendenza alla pubalgia. La pubalgia, il termine pubalgia sta a indicare dolore del pube, perché chi soffre di pubalgia manifesta un dolore nella regione pubica. È una sindrome che ha un termine, il nome più preciso, più corretto della pubalgia, che è quello che poi identifica anatomicamente i distretti muscolari che sono interessati, è sindrome retto-adduttoria. Quindi sono gli adduttori, i muscoli della regione interna della coscia, che hanno come obiettivo quello di avvicinare la coscia all'asse mediano, e il retto dell'addome, quindi la parte bassa dei muscoli addominali, che vanno a risentirne. Il sintomo della pubalgia è molte volte proprio un dolore nella regione pubalgica, nella regione pubblica, ma molte volte nella regione bassa della pancia. Quando fanno la tosse, i soggetti che hanno la pubalgia hanno dolore nella regione bassa, nella bassa della pancia. E se si ha la fortuna di curarla bene e curarla presto, si può anche sperare che con un po' di riposo, con un buon approccio farmacologico, la cosa viene. Purtroppo, molte volte, appunto, essendo una patologia particolare, essendo una patologia insidiosa, essendo una patologia difficilmente, si sottovaluta all'inizio. Tende quasi sempre a essere cronica. Tende a essere cronica e i soggetti soffrono e soffrono per diverso tempo. Con questo non sto dicendo assolutamente che è un male incurabile, ci mancherebbe la pubalgia. Però sto dicendo che ha bisogno di molta attenzione, di molto tempo per essere risolta. Vanno allungati i muscoli adduttori, i muscoli addominali, vanno,
vanno allungati però al momento giusto, quando c'è la possibilità di poter fare un lavoro elongativo sulle fibre muscolari, non di, non, di protezione, non, però, non lontano nella, dal momento patologico, non nella, nella fase acuta. Mi ripeto, ci ripetiamo, abbiamo detto molte cose che poi rientrano in quelli che sono i consigli generali che vengono dati ad ogni sportivo. In fase acuta conviene sempre far riposare le strutture infiammate proprio per evitare una cronicizzazione. Lo stesso discorso riguarda la pubalgia. Passata la fase acuta, nella quale si può avere una, un giusto approccio farmacologico, si può cominciare un lavoro di stretching degli adduttori, stretching della muscolatura pubblica, stretching del, degli addominali, che possono nel tempo darci quella, quel momento in più che permette al nostro podista di riprendere a correre. Stretching associato anche a potenziamento muscolare delle strutture che circondano l'area, l'area pubblica. Quindi il soggetto pubalgico è un soggetto che va, deve andare a riposo nella fase acuta, deve fare tanta fisioterapia per molto tempo per poi poter riprendere a correre gradualmente. E poi la postura. La postura è uno dei fattori sui quali veramente bisognerebbe dedicare, secondo me, anche proprio più attenzione a livello generale, anche a livello scolastico, perché curare bene la postura di una persona, prevenire, può prevenire problemi articolari che davvero poi diventano cronici. Ah, grazie dottore, augurandoci sempre di non aver bisogno di intervenire per qualsiasi tipo di patologia, però abbiamo la disponibilità dei nostri specialisti proprio per approfondire argomento dopo argomento, ma soprattutto per prevenirlo, come giustamente diceva il dottor Cirillo. Videoran.it, come sempre con noi, il meglio. Mi chiamato Giovanni Formia. È chiamato? E poi lo chiamo io. Fratture da stress al piede. Fratture da... quanti minuti abbiamo? 13 minuti. Bene, ci siamo? Videoran.it, dai nostri studi, ospite speciale, da sempre a... e da noi, con noi a viaggiare nel mondo di Videoran.it abbiamo il dottor Roberto Cirillo, chirurgo ortopedico dell'ospedale Torre Annunziata e Castellammare. Benvenuto sempre Roberto, e intanto come va dal punto di vista atletico? Perché voi sapete che i nostri specialisti sono, sono prima di tutto dei podisti, non è un caso che sono al nostro fianco, al di là della loro bravura, delle loro capacità, sono anche degli ottimi podisti. Tra l'altro organizzatore di gare importanti, per anni presidente del Dopo Conti Tre Case Run e atleta soprattutto, adesso in proiezione Milano. Proiezione Milano, ho ripreso a allenarmi. Vai. Mi sono sempre allenato, faccio questo sport dal 2000, ho 19 anni. Ho avuto un periodo che mi sono un po' fermato, ho corso un po' di meno, sai, per motivi lavorativi, ma adesso ho detto partiamo con questa preparazione per Milano e vediamo di fare qualcosa di importante. Quindi forte per Milano, con tutta la squadra, con tutti gli amici, sperando nella cena post maratona, che è il momento più bello. Quella è la cosa, io corro, faccio la maratona sperando la cena della sera. E più vai bene sulla corsa, più mangi la sera. La sera però, è la sera. Questo è claro, qualche volta ti faccio incontrare con Massimiliano Fiorillo, mi attrevo, ma si tratta di mangiare lì, al di là che è un atleta che va per le... Vabbè, sul mangiare sono molti amici podisti che conosciamo bene, che si divertono molto, ma vari presidenti. Sì, figura. Roberto, parlando proprio, facendo riferimento, manca a dirla, alla maratona, ecco, la preparazione della maratona, l'allenamento intenso, le difficoltà di una preparazione, perché non è solo la maratona, ma è anche l'avvicinamento, l'approccio alla gara. E purtroppo proprio quando c'è un carico di lavoro maggiore, dietro l'angolo ci può essere il momento brutto, bruttissimo, quello delle problematiche da stress, cioè la frattura da stress, tutto sì. Quello collegato a un grosso lavoro, anche mancanza di, cioè anche una ripresa post stop magari lungo, cosa che causa uno stress a livello fisico e può causare qualche problema. Certo, le patologie da stress, le fratture da stress sono fratture tipiche di coloro che ripetono sempre lo stesso gesto, cioè la sollecitazione di una struttura scheletrica ripetuta centinaia, migliaia, milioni
di volte può determinare questa patologia che è proprio tipica, perché la frattura stress non è una frattura classica, non è una lesione completa di un osso che può essere lesionato in due parti, in tre parti, come purtroppo come succede, ma è una frattura su un osso sano, è una frattura che viene a svilupparsi nelle trabecole, nella porzione interna dell'osso, ed è molte volte difficile da diagnosticare. Cavolo. Perché rientra, sai, il paziente viene, c'è un dolore al piede, c'è un dolore da tanto tempo, vai a pensare alla fascite, vai a pensare a altre cose. Invece la frattura stessa va sempre tenuta in considerazione. Appunto, ho detto una cosa molto importante, la ripresa dell'attività sportiva dopo un lungo stop. Noi ci conosciamo, noi podisti ci conosciamo, sappiamo che appena abbiamo la possibilità vogliamo recuperare, vogliamo fare tutto in fretta, vogliamo fare tutto bene, però dimentichiamo che il nostro complesso muscolo-scheletrico per un po' di tempo è stato fermo, non è stato abituato a fare quel tipo di lavoro che si era fatto prima, e quindi può insorgere questa insidiosa frattura da stress. Non è una frattura preoccupante, nel senso che non è una frattura che si opera, che si tratta chirurgicamente, non bisogna andare in ospedale, bisogna soltanto avere pazienza. Fermarsi immediatamente. A fermarsi, perché comunque è una frattura, comunque è una lesione ossea che non ti permette. Ma necessita sempre di bloccaggio, sempre in cessatura? Dipende dai casi, molte volte le fratture stesse possiamo anche trattarle con il divieto di carico. Parlare con l'individuo di carico, appunto perché sono, che so, per dirti, una frattura da stress del primo metatarso, che è una frequente, quando veramente c'è una immagine radiografica molto minima, può anche non richiedere un trattamento. Basta fermarsi, l'importante è il carico. Aspettare. L'importante è il carico, si possono utilizzare dei campi magnetici che possono stimolare ulteriormente la produzione di tessuto osseo. La cosa importante è fermarsi, è ovvio che poi continuare a fare attività sportiva, la frattura da stress può diventare una frattura completa, e in quel caso poi si può andare a fare un gesso o a fare un intervento chirurgico. Dottore, e quindi il punto, anche qui, come sempre, è bello parlare di non farla, non arrivare a curarla, la frattura di stress, evitarla proprio. Quindi sempre. Il complesso muscolare deve proteggere sempre le nostre articolazioni, non basta soltanto correre, bisogna fare sempre, secondo me è importante dedicare un po' di tempo alla palestra, dare un po' di potenziamento a ciò che protegge l'osso, il legamento e soprattutto essere un po' più moderati nella scelta del numero di allenamenti, nella scelta del terreno, nella scelta del momento in cui bisogna andare a forzare. Praticamente il dottor Cirillo ha confermato in parte, adesso però gli chiederò un'altra conferma, quello che io dico sempre ai miei atleti: attenzione, perché due sono i momenti più pericolosi per un atleta. Uno, il posto di presa da un lungo stop, perché c'è la voglia di fare, certo, di anticipare i tempi, di recuperare presto, e un altro che è l'opposto, cioè quando l'atleta è in grande forma, perché in quel periodo sì, si è tirati a lucido come una corda di violino, e c'è un grosso rischio, certo, di poter avere problemi, come certo, magari può essere anche la frattura da stress. Sì. Quindi attenzione, mi raccomando, anche quando siete in grande forma e soprattutto in quei momenti, calma, tranquilli, gestite per due motivi: uno, per togliere il problema dell'infortunio, evitare i rischi; due, per prolungare quanto più possibile lo stato di forma, perché nel momento in cui andate ad esagerare, perché siete portati ad esagerare, ecco che in quel momento o rischiate l'infortunio o rischiate di perdere lo stato di forma, lo stato di grazia che magari vi può servire per fare uno step in avanti dal punto di vista evolutivo cronometrico. Grazie dottore Cirillo, grazie a tutti voi, videoland.it come sempre, il meglio.